è una donna, la donna non si tocca neanche con un fiore. E adesso, come sempre, la brutta figura è per tutti stranieri. Sono passate da poco le 3 del mattino quando una coppia di 18enni decide di uscire da questa discoteca per appartarsi nel centralissimo Parco del Valentino a Torino. Li sorprende un guineano 30enne, irregolare in Italia, che minaccia la coppia con un coccio di bottiglia e poi abusa di lei. Il fidanzato della vittima riesce a chiedere aiuto, in pochi minuti arriva la polizia e arresta l'uomo con l'accusa di violenza sessuale. Loro, la polizia fa quello che può, immagino. Uno si rassegna come tante cose. Il migrante era già noto alle forze dell'ordine e 2 anni fa era già stato arrestato per minacce a pubblico ufficiale. Resistenza, violenza, minacce a pubblici ufficiali, condotte che ha peraltro reiterato anche in occasione dell'arresto. È abbastanza paradossale, anche perché se non erro il decreto sicurezza prevede l'espulsione immediata, o meglio sì, l'espulsione immediata e non solo, anche il, diciamo, per quanto concerne la richiesta d'asilo, insomma, perdono i requisiti. Una storia ancora più assurda, perché contro Gelagi Coulibaly era stato già emesso un decreto di espulsione, ma non ancora notificato. Notifica che non era ancora avvenuta, perché Coulibaly è soggetto privo di una fissa, di una stabile dimora, quindi rintracciato, diciamo, in occasione dell'arresto è emersa resistenza imbancarata di questo provvedimento che gli è stato notificato e per cui il soggetto, quando verrà scarcerato, dovrà abbandonare il territorio nazionale. Chissà se il foglio di espulsione servirà a convincere l'uomo a lasciare l'Italia, visto che la disobbedienza a questi provvedimenti, soprattutto per i senza fissa dimora, è una prassi molto diffusa. Coulibaly viveva saltuariamente nelle palazzine dell'ex MOI, ora parzialmente sgomberate, e dove il sindaco Appendino ha promesso un progetto di riqualificazione. Un po' un'ipocrisia dal punto di vista del governo, quando nella realtà dei fatti in una città come Torino succedono sempre più spesso eventi di questo tipo. Pensiamo anche al ragazzo che è stato accoltellato ai Morazzi alle 11 del mattino.